amici, siamo qua oggi per parlare del mammufante. Che cos'è il mammufante? È un animale immaginario, ma che in realtà potrebbe essere una qualcosa di reale tra circa un paio d'anni. Questo perché degli scienziati di Harvard stanno pensando di far incontrare il corredo genetico del mammut con quello dell'elefante asiatico. In che modo? Il mammut non esiste più perché naturalmente si è estinto 4.000 anni fa, però è possibile ricavare il suo DNA dal permafrost, che è il terreno perennemente ghiacciato delle alte latitudini, in particolare della Siberia. Gli scienziati hanno prelevato una piccola parte di DNA che poi dopo può essere amplificato attraverso una procedura che si chiama PCR, e questo DNA del mammut viene fatto incontrare con l'embrione che deriva dall'incontro tra la cellula uovo di un'elefantessa e lo spermatozoo dell'elefante. Questo embrione, normalmente formatosi dall'incontro tra queste due cellule, insieme alla porzione di DNA prelevata dalla permafrost e dalla carcassa del mammut, dà la possibilità di sviluppare un embrione che è un mix tra l'elefante tradizionale e il mammut. A questo punto si avvia un processo di divisione cellulare e questo embrione viene introdotto all'interno di un utero dell'elefantessa, così che lei possa partorire dopo il normale periodo di gestazione. In questo modo avrà vita, vedrà la luce il primo mammufante. Un traguardo eccezionale per quanto riguarda l'ingegneria genetica, così come sono stati eccezionali i traguardi nell'ambito della clonazione. Però sorge un grande punto interrogativo, ed è: varrà veramente la pena aver creato un mammufante? Questo perché gli animali si interagiscono tra loro a livello di specie, e quindi il mammufante viene a trovarsi in un ambiente che non è il suo, perché sostanzialmente il suo ambiente non esiste. E allora c'è questo grosso interrogativo: da una parte il traguardo della scienza, dall'altra però un grande interrogativo di natura etica. Quando voglio. Cari amici, oggi siamo qui per parlare del mammufante. Cari amici, oggi siamo qui, dai, già che inizio.